delle opere pubbliche 2007. Bentornati a The Best of Italy, il nostro modo di conoscere l'Italia attraverso chi l'ha fatto. Oggi siamo a Badia Polesine, in provincia di Rovigo, nel nord Italia, e andiamo a conoscere i fondatori della Zermak. Vittorio Mora, socio fondatore della Zermak, come è nata l'azienda? La Zermak è nata nel 1981, praticamente l'abbiamo fondata io e Tiziano Busin. Noi lavoravamo in un'azienda di produzione di denti artificiali in Resina, qui nel paese di Badia Polesine. E già in questa azienda avevamo in mente, diciamo, avevamo avuto l'idea di fare un progetto sul materiale per impronte. Non avendo avuto successo, diciamo, in questa azienda, poi per diversi motivi non siamo usciti da questa azienda e dopo un po' di tempo abbiamo deciso di fondare Zermak. Però probabilmente un po' con la voglia e quella passione che hai quando sei giovane, diciamo, siamo partiti poi in una situazione, non dico disagevole, però non avevamo grossi mezzi finanziari, anche perché ricordo che quando ho spiegato a mio padre cosa volevamo fare, mi ha detto: guarda, chiedimi qualsiasi cosa ma non chiedermi soldi. Perciò siamo partiti veramente con quello che avevamo in tasca. Tiziano Busin, presidente della Zermak. Cosa fa l'azienda? L'azienda Zermak è nata nell'81 facendo prodotti per impronta. Siamo veramente partiti da zero e con due o tre prodotti di impronta. E da lì è iniziata la nostra grande avventura. Poi, strada facendo, sicuramente abbiamo integrato tutta la linea con molti altri prodotti. Prima di tutto specializzando i nostri prodotti di impronta, partendo per esempio facendo i siliconi per condensazione, poi i siliconi per addizioni e gli aginati. Siamo arrivati poi a verticalizzare anche la produzione. Cosa vuol dire? Vuol dire riuscire a costruirci anche, a fabbricarci le materie prime, partendo da prodotti veramente di base. Per questo siamo gli unici al mondo che hanno costruito un impianto di sintesi per siliconi per addizione. I siliconi per addizione sono dei siliconi bicomponenti che vulcanizzano a temperatura ambiente e con un catalizzatore a base di platino. Abbiamo perseguito questo tipo di prodotto, questo tipo di sistema per impronte, perché sono anche quelli che sono più biocompatibili, cioè che non sono dannosi, diciamo, nel momento che viene presa l'impronta, hanno un basso impatto, diciamo, di carattere citotossico. Come dicevo prima, abbiamo l'unico impianto al mondo di sintesi ed è l'unico impianto anche italiano per quanto riguarda in assoluto la produzione di polimeri sintetici da silicio. Per questa nostra caratteristica anche siamo molto invidiati dai nostri concorrenti, molto più blasonati, tipo americani, giapponesi, tedeschi, no? E questi, anche tra le maggiori aziende del mondo, sono anche diventate nostri clienti in questo senso.
Partire dalla sintesi del silicio vuole anche dire fare un processo, cioè fare un processo completamente controllato, perché noi non acquistiamo materie prime da terzi, ma costruendoci che materie prime vuol dire che partiamo anche a livello di progettazione, partiamo con una ricerca assoluta della qualità. Infatti i nostri prodotti sono famosi proprio per un aspetto di qualità, di mantenimento della qualità, e questo ci ha dato veramente dei grandi vantaggi a livello competitivo nel mondo. Ricordo che siamo partiti in due stanze e con una segretaria a mezza giornata, perché non ci potevamo permettere una segretaria. E in quel periodo, diciamo, noi acquistavamo il prodotto già finito, lo confezionavamo e nel pomeriggio in auto andavamo a visitare i dentisti per vendere i nostri prodotti. Poi, diciamo, man mano ci siamo ingranditi, siamo arrivati qua, abbiamo acquistato il terreno, siamo arrivati qua, abbiamo iniziato a costruire una prima parte, diciamo, dello stabilimento, abbiamo iniziato ad assumere del personale, abbiamo iniziato ad avere il nostro primo laboratorio di ricerca, abbiamo iniziato a formulare noi stessi i prodotti, pertanto acquistare, diciamo, le materie prime. E ecco, una delle nostre, diciamo, capacità e fortuna che abbiamo avuto fin dall'inizio è di capire che non ci dovevamo rivolgere solo al mercato nazionale in Italia, ma anche all'estero. Difatti, grazie alla mia esperienza che avevo maturato nell'altra azienda all'estero, abbiamo iniziato subito, diciamo, a contattare, diciamo, i clienti in Europa. E da subito il nostro fatturato era un 70% all'estero e un 30% in Italia. E abbiamo iniziato con i paesi europei, con i paesi del Mediterraneo, e poi abbiamo iniziato con i paesi sudamericani, con i paesi asiatici. E oggi vendiamo in più di 110 paesi, abbiamo circa 400 clienti sparsi per il mondo. Abbiamo delle filiali all'estero, abbiamo la nostra filiale in Germania, abbiamo, diciamo, la nostra filiale in Polonia, abbiamo degli uffici a Mosca, un ufficio a Londra, un ufficio a Shanghai, e abbiamo anche un ufficio in Francia. In che maniera è organizzata l'azienda? L'azienda è organizzata per divisioni: divisione clinical per lo studio, il dentista, technical per laboratorio odontotecnico. In più abbiamo anche la divisione high tech. Rappresenta la differenziazione del nostro business, cioè l'applicazione dei nostri materiali al settore non dentale, otologia, podologia, mold making e quant'altro. Quindi una scelta strategica dell'azienda di differenziare il business in un mercato dalle potenzialità enormemente più grandi del settore dentale. In che reparto siamo? Siamo all'interno del reparto sintesi, è il progetto più importante che Zermac abbia mai sviluppato, dal punto di vista strategico soprattutto per molteplici aspetti. Ne cito due: indipendenza dal mercato delle materie prime, da aspetti speculativi, e secondo, possibilità di customizzare materie prime con caratteristiche meccaniche, chimico-fisiche, che ci permettono di raggiungere il settore industriale. Qui, per l'esattezza, produciamo le materie prime per i siliconi. È un impianto completamente automatizzato, gestito da DCS, unico al mondo. Il know-how è stato sviluppato internamente sia dal punto di vista della ricerca, sia dal punto di vista progettuale ed implementazione. Siamo nel laboratorio controllo qualità. Qual è l'importanza di questa fase? È molto importante perché verifichiamo tutte le materie prime in ingresso allo stabilimento, ne verifichiamo le caratteristiche, le specifiche di accettazione e verifichiamo anche tutti i semilavorati per il rispetto delle specifiche che richiediamo ai nostri clienti. In ottica di qualità
manteniamo anche un campione.